Oggi che è la giornata dedicata al lavoro agile, 13 dicembre, è importante per me in questo momento dare un impulso alle amministrazioni, innanzitutto di dare attuazione alla direttiva numero 3 del 2017 in materia di lavoro agile, ma soprattutto di farci sapere quelli che sono i loro ritorni rispetto alla sperimentazione di questa modalità di prestazione lavorativa molto, molto più smart. Il monitoraggio in questo momento è prevalentemente di tipo quantitativo, ma il nostro auspicio è nel tempo di fare anche dei monitoraggi che vadano anche un po' più a verificare quali sono le modalità applicative del lavoro agile nelle amministrazioni per un processo anche di condivisione di modelli e quindi favorire il più possibile questo strumento che è a vantaggio sia del datore di lavoro in termini di riduzione dei costi, sia a vantaggio del lavoratore in quanto facilita molto l'equilibrio e la conciliazione vita-lavoro. Allora, la scadenza del monitoraggio era prevista per il 15 dicembre, in questo momento le adesioni non sono elevatissime, quindi con l'occasione spero che questo mio messaggio sia veramente di incentivo per le amministrazioni a rispondere al monitoraggio. Diciamo che questa scadenza fissata del 15 dicembre non è per noi una scadenza perentoria, tendenzialmente ci auguriamo che si aderisca per poter avere nel mese di gennaio anche qualche indicazione su quello che è il fenomeno del lavoro agile.